Allora, mia cara, che ora sei rientrata stamattina? È stata piacevole la passeggiata al chiaro di luna? Si può sapere che cosa hai fatto? Niente, mi sono divertita con degli amici. Alle 4 non eri ancora rientrata. Del sale, per favore. E hai detto che ti sei divertita? Del pepe. Sì, abbiamo giocato, abbiamo ballato, del burro. Abbiamo bevuto, è stato carino, riconosco di aver fatto un po' tardi. Grazie, ma non mi sembra una ragione per farne un dramma. Per te ogni scusa è buona per fare dei drammi. Non ne faccio assolutamente un dramma. Non ti rimprovero niente, mi limito a osservare che sei una puttana. E tu un maledetto cretino. Un povero minorato che avrei dovuto lasciare già da un pezzo. Con che diritto osi parlarmi con questo tono? Sei sempre occupato con i tuoi cavalli, i tuoi amici. Passi le giornate a ubriacarti, a non fare un cavolo. Mi sono stancata di te, mi fai schifo. E mi annoio con te. Povero coglione! Finito? Possiamo andare. Buongiorno. Buongiorno. Continuiamo, Ladis. Molto piacere. Così la mattina. Felice di conoscerla. Venite, vi accompagno. Entrate, prego. Mi stavo da sola. Io vi lascio. Questo è il castello di Cruilly-Avalot, che è in perfetto stato. Penso che sia magnifico e ci si possa fare qualcosa di eccezionale. Si può discutere il prezzo. Il prossimo, eccolo, è il castello del barone Otar, che avete già visitato. Mi pare d'aver capito che non corrisponda ai vostri desideri. Il castello de Bayonet, fine Rinascimento, prefigurante Vaux-le-Vicomte, o il castello Dampierre, è uno stile magnifico. Ma questo purtroppo non è in vendita. Allora, abbiamo visto tutto quello che c'è nella nostra regione. Quindi, ecco, questo qui costa $1,500,000. Questo invece è $1,200,000. Certo, questo. Sì, ma vi ho appena detto che non è molto meglio sotto tutti i punti di vista. Quello costa.